Amici, benedetta varia Mattia Senzola, mi dai un bacetto, devo ringraziarti. Un'incomprensione rischia di rovinare il bel rapporto creatosi tra benedetta varia Mattia Senzola ad amici. Nel corso della quarta puntata del talent show andata in onda lunedì 10 aprile, il ballerino di latinoamericano, ancora in gara dopo l'eliminazione di Alessio Cavaliere, ha dovuto salutare uno dei suoi migliori amici nella scuola. Come se non bastasse, Senzola è finito al ballottaggio e proprio l'uscita di Alessio ha fatto in modo che non dovesse essere lui ad abbandonare la scuola. Per questo motivo, dispiaciuto, ha chiesto un momento per se stesso. Ma il fatto di essere allontanato ha ferito Benedetta. La sensazione che ho è che rispetto all'idea che io ho di coppia nel ballo, non c'è quella cosa che io sono quella persona che lo fa stare bene. Tranquillo e che facciamo le cose insieme, si è sfogata Benedetta durante il pomeridiano. Ho sempre l'impressione che facciamo le cose insieme quando ti va bene, quando ti piace sei incomodo. Mentre nelle situazioni scomode io non ci devo mai stare secondo te. Quindi Benedetta ha ammesso di essersi sentita di troppo in più di un'occasione. Questo mi dispiace molto perché io faccio tutto con il cuore. Tu stai al ballottaggio e secondo te io posso rimanere seduta? Secondo te non mi alzo e vengo a dirti qualcosa? Pensi che non dovevo venire? Allora lo faccio e tu mi rispondi che vuoi stare da solo. Poi si avvicina a chiunque altro e lo abbraccia e lo baci. E l'hai fatto anche questa volta. Se ci tieni e senti che ti aiuto non lo dimostri. Devo quasi ringraziarti se una volta mi dai un bacetto. Ma Mattia ha cercato di spiegare a Benedetta di avere solo cercato di ritagliarsi un momento per se stesso dopo lo stress del ballottaggio. Però Benedetta devi capirmi, era un momento mio. Lo sai, volevo stare solo perché ero finito al ballottaggio. Quella era una situazione particolare, non ero al top e volevo stare per conto mio. Quando si è in coppia molto spesso si tende a discutere. Però è un battibeccare normale. Ci chiariamo sempre quando succede. Da parte mia è tutto ok e te lo giuro. Mi sento come se mi stai aiutando in questo percorso e non posso che dirti grazie. Ho un carattere molto particolare. Ho difficoltà a farmi capire. Arriviamo sempre a un chiarimento quando discutiamo. Mi sembra di starti vicino. Sei tanto carina, ma in certi momenti voglio stare da solo e penso possa capitare. Però non devi pensare che non ti voglio bene o non ti stimo. Tono, underground, no, șapte-am dat tonul. Dar nu ca Vodafone-ul, și acum rap-ul-i moda, oh, nu, așa e. Și zici că stom for, la cum mă comport. Întreaba asta nu-i loc de confort, rigor ce-o mor tot. Sunt un crucișător, lansând rachete aerosol. Încă de când el era broc și se uza de aerosol. De când aveam mol, de când nu știai ce-i un miscol. De când ascultam gangsta rapper, bază pe pistol. Dacă nu înțelegi textul, sună pe Irina Nistor. Vă întâlniți în Tristor, la 0 grade viscol. Nu tag nici stins mort, o să mă auzi prin sol. Transpir hip-hop prin pori, bile mari, țintor. Că știi că după trimit ciocanul mare înspre cer și dau jos carul mare.